In apertura il tema dei migranti, perché questa mattina c'è stato un incontro in prefettura a Chieti tra i sindaci del Vastese e le istituzioni, prefetto e questura, per fare il punto della situazione dopo i migranti trovati positivi in diversi comuni del Vastese, per l'appunto a Vasto 5, a Carunchio altri 3 migranti che erano stati trasferiti da Lampedusa in Abruzzo per così provvedimento del governo che intende redistribuire e accogliere nelle varie regioni d'Italia i migranti che arrivano nel nostro paese. Allora andiamo in diretta da Chieti, dove c'è Paolo Renzetti. L'incontro è finito da poco. Raccontaci quello che è successo. Linea a te, Paolo. Sì, grazie Alfredo, un saluto ai nostri telespettatori. È terminato pochi minuti fa l'incontro che si è tenuto in prefettura a Chieti, proprio qui alle mie spalle, tra il prefetto di Chieti Armando Forgione, il questore Ruggero Borzacchiello e i sindaci dei comuni del Vastese interessati dalla problematica dei migranti. Come dicevi giustamente tu, sono 5 i migranti positivi a Vasto, ce ne sono altri in altri centri del Vastese. Questa mattina proprio in prefettura è stato fatto il punto della situazione, un incontro fortemente voluto dai primi cittadini proprio dei comuni di Vasto, Casalbordino e di altri centri circostanti, ma anche dal prefetto di Chieti, proprio per capire, per conoscere dalla viva voce dei sindaci quella che è la situazione attuale, alla luce anche degli ultimi accadimenti. E allora al termine della riunione noi abbiamo ascoltato varie voci, abbiamo ascoltato ovviamente rappresentante del governo sul territorio, il prefetto Forgione, poi il questore e anche alcuni dei primi cittadini interessati da questa vicenda. Allora, se la regia è pronta, possiamo andare a vedere il primo contributo firmato che abbiamo realizzato, proprio le interviste pochi minuti fa con il prefetto della città di Chieti Armando Forgione e con il questore del capoluogo teatino Ruggero Borzacchiello. Ho promesso loro, ma l'ho promesso prima a me stesso ovviamente, di essere un po' più vigile su questo arrivo. Non perché io personalmente potrò vigilare e verificare, ma pretenderò, e questo mi dovrà essere consentito, ne abbiamo parlato stamattina anche con la prefetto dell'Aquila, la collega la pensa esattamente come me, pretenderemo che questi accertamenti sullo stato di salute, quindi sulla positività o meno del Covid dei futuri migranti che dovremo ospitare, sia certificata. Ecco, questo è che non sia stato fatto un accertamento un po' superficiale, che questa volta mi pare di dover dire è purtroppo avvenuto. Sì, abbiamo fatto un grosso sacrificio, però abbiamo assicurato più che altro la tranquillità dei territori dove insistono queste strutture. Fortunatamente abbiamo ricevuto una grossa collaborazione delle amministrazioni locali, dalle polizie locali, che non bisogna dimenticare sono importanti per questi servizi che stiamo attuando. Ovviamente noi cerchiamo di dare maggiore tranquillità proprio per evitare che vengano portate estreme conseguenze situazioni che poi possono ritorcersi un po' contro tutti, quindi il problema c'è, è sicuramente seguito, è vigilato e quindi se ognuno fa la propria parte, come in effetti sta funzionando, grossi problemi per il momento non ne abbiamo. E queste dunque le parole del prefetto e del questore di Chieti, prefetto che ha chiesto massima attenzione da parte degli organi competenti proprio al controllo della positività dei migranti che arrivano nella nostra regione, in questo caso quelli arrivati nelle ultime settimane nel Vastese. E ovviamente abbiamo poi ascoltato la voce dei sindaci dei due comuni che sono maggiormente interessati da questa vicenda, ovvero il sindaco di Vasto Francesco Menna e il primo cittadino di Casalbordino Filippo Marinucci. Allora andiamo ad ascoltare in questo altro contributo i due sindaci.
Io ringrazio di cuore il gigantesco lavoro che Sua Eccellenza il Prefetto, insieme unitamente alle forze dell'ordine, sta facendo sui territori. Ci siamo recati e abbiamo trovato ascolto noi sindaci del territorio del Vastese in una sede istituzionale di eccellenza dove vige la leale collaborazione, l'impegno, l'operosità, la forza. Abbiamo chiesto regole, sicurezza per garantire serenità e certezza ai cittadini. I temi erano i tamponi, Sua Eccellenza il Prefetto vorrà, esigerà tamponi certi, tamponi negativi prima di alcuni spostamenti, presidi di sicurezza sul territorio che sono ottenuti e sono costanti, e per questo un ringraziamento di cuore alle forze dell'ordine che vivono questa tensione. E rispetto al futuro abbiamo garanzie di certezza e sicurezza. Il nostro lavoro deve essere questo, il sindaco deve raccogliere i drammi della modernità, li deve controllare, li deve gestire insieme alle forze dell'ordine. E voglio tranquillizzare tutti i miei cittadini che nei nostri centri commerciali, le persone che vedete, ragazzi che per loro sfortuna stanno lì perché sono scappate dalle proprie terre di origine, sono persone che sono state controllate, non sono né positivi e non sono in quarantena. Questo oggi sono venuto a chiarire con sia il signor Questore sia con il signor Prefetto per far sì che il nostro controllo sul territorio sia sempre assiduo, anche con le nostre forze dell'ordine che sicuramente avranno un'attenzione su queste persone. Quindi cari concittadini di Castelvetrano, ma anche con i concittadini dei paesi limitrofi, le strutture e le persone che vedrete sono persone controllate. Vi voglio tranquillizzare su questo argomento. Allora Paolo, nonostante le rassicurazioni dei sindaci, però abbiamo ascoltato il prefetto, in qualche maniera ha fatto un po' di autocritica, ha detto vigileremo meglio rispetto a quanto accaduto. Ricordiamo che i centri interessati dai migranti positivi sono Gissi, Vasto, soprattutto Vasto è il numero maggiore, e Carunchio. Però insomma, parole importanti dal prefetto anche rispetto alle tante polemiche che ci sono state in questi giorni. Sì, parole chiare quelle del prefetto di Chieti, e tra l'altro ribadite anche dal sindaco di Vasto, che diceva che il prefetto pretenderà d'ora in avanti tamponi certi, tamponi negativi per determinati spostamenti. Il prefetto aveva parlato anche evidentemente di una certa superficialità che c'era stata in altre occasioni in passato, questo non dovrà più accadere. Dunque, nel corso di questo incontro, che è durato oltre un'ora e mezza, c'è stato questo faccia a faccia importante, proficuo, come ha detto anche il primo cittadino di Vasto, proprio per esaminare, per parlare delle varie problematiche che da questo punto di vista interessano il territorio. Incontro che, come detto, è durato oltre un'ora e mezza, e altri incontri di questo tenore ci saranno anche nelle prossime settimane, qualora dovessero esserci nuove problematiche, come ha detto anche il prefetto, nel territorio proprio, Paolo, della provincia di Chieti. Se non ci sono ulteriori... Sì, Alfredo? No, prima di salutarci, Paolo, ti volevo dire a proposito di quel territorio e non sì, solo, un po' di tutta la provincia di Chieti, che c'è un'ultima ora, possiamo vedere anche la grafica, perché ci sono 21 comuni del comprensorio frentano-ortonese serviti dalla Sasi che saranno senza acqua fino a domani per la rottura, leggiamo dall'Ansa, della condotta in località Mulino di Sotto di Sant'Eusanio del Sangro. Dunque, per l'approvvigionamento per gli ospedali i vigili del fuoco provvederanno, insomma anche la protezione civile provvederà a gestire questa emergenza. I comuni interessati dalla sospensione idrica sono Lanciano, Ortona, Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli, Castelfrentano, Crecchio, Fossa Cesia, Frisa, Giuliano Tatino, Mozzagrogna, Poggio Fiorino, Rocca San Giovanni, Santa Maria in Baro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri e Villa Magna. Restiamo sempre, insomma, visto che sei davanti alla prefettura in tema e davanti alla provincia in tema di provincia di Chieti, questa notizia importante da dare alla cittadinanza, disagi che proseguiranno almeno fino alle prime ore di domani. Questo scrive l'Ansa a seguito del comunicato della Sasi. Paolo, stavi chiudendo il collegamento.
Sì, anche questa è un'altra problematica che interessa ormai da diverse settimane. In questa lunga estate molti comuni della provincia di Chieti, dunque ci saranno ancora problemi per i cittadini per queste riduzioni e problematiche legate proprio all'erogazione dell'acqua. Sì, stavamo chiudendo questo collegamento in diretta davanti proprio pressi della prefettura di Chieti. Ringraziamo sentitamente, permettimi di dirlo, Alfredo, proprio Sua Eccellenza il prefetto di Chieti, che ci ha concesso l'intervista pochissimi minuti dopo la conclusione di questo importante incontro con i sindaci del Vastese. Dunque da Chieti è tutto, grazie a Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio a te.